La mia mamma è nata nel 32, è venuta qui al 38-39 quando sono già state delle leggi che non poteva andare a scuola perché era ebrea. L'hanno fatto qui tutta la sua vita. È mancato il mio nonno a 45 quando aveva la nonna già 5 figli, ma non voleva tornare in Italia anche perché sapeva che è finita la guerra. Io sono nata qui a 65 e dal principio ho visto che c'è qui tutto con gli arabi, i palestinesi, gli ebrei. Io dico non è vero da essere così, io dico sangue e sangue è lo stesso sangue, tutti possiamo vivere, non si può essere che uno può vivere e l'altro non può vivere perché c'è solo uno sopra, che te dici Dio, Elohim, God, è tutto lo stesso, dobbiamo abitare insieme e quando vedo tutti che vogliono dire che dobbiamo buttare gli arabi sul mare, dobbiamo fare così, così, mi dà molto male alla salute perché io dico tutti siamo uguali, tutti dobbiamo vivere così. E quando lo vedo come lo prendono della polizia, lo prendono un palestinese come un animale, mi fa proprio male alla salute. Dobbiamo vivere qui. Gerusalemme è per tutti noi. Anche per loro, anche per noi, c'è i posti per loro, abbiamo posti per noi. Non si può essere che ogni giorno in un altro quartiere arabo lo prendono via l'appartamento e prendono tutto. Questo posso dire solo.